Buongiorno e buona domenica. Oggi iniziamo questa giornata di festa con la borsa Montreal. Montreal, ve l'avete chiesto in tantissime. Sono contenta perché è uno dei modelli più carini, secondo me più particolari anche della collezione. Ci sono tante borse bellissime nel sito, ma sono tutte un po' più classiche. Questa è un po' più pazzerella, adesso la vediamo meglio da vicino. Ovviamente, insomma, ne sto indossando due perché i colori disponibili sono due. Uno un avorio, quindi un colore chiaro, bellissimo, neutro, facilissimo da portare. L'altro è sempre un colore neutro, sempre facilissimo da portare, ma è un rosa cipria, quindi leggermente più rosato. Sono due colori che si portano con tutto ed è per questo che non vi farò vedere delle proposte di outfit. Non avrebbe senso perché stanno bene con tutto, dipende un po' anche dai gusti e da quello che avete già nell'armadio, quindi c'è chi ha più tonalità che magari si abbinano un po' di più al rosa e chi preferisce invece un neutro proprio neutrissimo, si può dire, l'ho detto, che sta bene proprio con tutto. La particolarità di questa borsa, ve l'avevo già accennato, è che ha diversi ganci, quindi ha un sistema di ganci che consentono di giocare con le tracolle, di separare le due pochette e il borsellino, che adesso non vedete perché è nascosto, ma c'è anche lui, quindi per poterle personalizzare in modo un po' più particolare rispetto al solito. È una borsa che è piaciuta molto alle mamme con bimbi piccoli, chiaramente non come borsa per il bimbo, quindi non borsa portapannolini, non borsa con esigenze del bambino perché è troppo piccola, ma come borsa proprio personale da poter portare sia a tracolla in questo modo che anche proprio con la tracolla ancora più corta, di modo che lasci le mani libere per il passeggino, per tenere il bimbo e tutto il resto. Quindi la possiamo, volendo, soprannominare la borsa delle mamme. Io non sono mamma e trovo che sia fantastica anche per il viaggio, anche questo l'avevo accennato, con il fatto che puoi separare le pochette, quindi hai una borsa capiente ma compatta, quindi non enorme, che diventa anche elegante da sera. È la borsa che tu sbatti in valigia. Mi sento sempre in colpa quando dico sbattere in valigia perché mi immagino, non lo so, con una violenza a infilare cose in valigia, però ecco, la infili in valigia senza pensarci troppo, l'abbini a tutto e ti può essere utile in circostanze diverse, dal viaggio in aereo in cui magari hai bisogno di tenere separate le cose personali, il trucco, dai documenti, alle varie poi attività che fare durante il viaggio. Quindi questa secondo me è fantastica anche per quel tipo di utilizzo e poi nella vita di tutti i giorni va benissimo. Non è la borsa super capiente al giorno, però ha il suo senso e devo dire che poi nelle pochettine, essendo morbide, strutturate ma non rigide, si possono infilare anche parecchie cose, dipende come sempre dai gusti e dalle necessità. Io sono sempre per il non riempire ad oltranza le borse, un po' perché si sformano e si rovinano, un po' perché essere un po' più minimal ci aiuta a vivere meglio. Ve lo giuro, non ci serve tutta casa per uscire. Se serve tutta casa, non è Montreal la borsa adatta, ne abbiamo tante altre, dopo vi faccio vedere, è lì una borsa meravigliosa che ho messo nello shop venerdì, l'ho messa un po' in sordina perché è una nuovissima entry ed è super bellissima ed è un altro tipo di borsa rispetto a questa perché è un po' più ampia, la vediamo alla fine. Adesso direi di smontarne una e di vedere un po' quante cose si possono fare con la nostra Montreal. Eccoci qua, allora ho scelto di smontare quella rosa cipria per un gusto personale mio, andava così, e in entrambe però ovviamente hanno tutte le stesse caratteristiche, sono assolutamente uguali, e in entrambe la tracolla è in tessuto nero con l'inserto in pelle dello stesso colore della borsa. L'hardware è dorato in entrambe le borse ed entrambe hanno il fantastico borsellino. Allora, la prima cosa che si può fare è proprio togliere lui, il povero borsellino, che si può semplicemente spostare in uno dei ganci sotto, quindi volendo o qui di lato. Io lo preferisco però lì sopra perché è comodo ma non mi sbatte sul sedere quando cammino, ma è una cosa tutto personale. Si può, volendo, inserire anche nella pochettina più piccola, si può infilare in una delle due borse, quindi proprio all'interno, si può anche eliminare e non inserire da nessuna parte o usare su un'altra borsa. È fantastico perché è piccolino ma delle dimensioni perfette per contenere anche carta di credito, patente, quella ovviamente non cartacea ma plastificata, quindi volendo va benissimo come porta spicci, ma ha il suo senso anche proprio per carta di credito, monetine, come borsellino. Mi fa ridere come parola, sembra una bimba, però ecco, per portare cose piccole in giro va benissimo. Ci potete mettere, volendo, le chiavi di casa se dividete le borse in pochette e pochettine, quindi l'utilizzo che ne fate è assolutamente soggettivo e si può, volendo, anche attaccare ad un portachiavi se uscite per una commissione al volo e non avete voglia di portare alcun tipo di borsa o pochette. Quindi lui nascerebbe teoricamente agganciato qua, si può staccare e si può mettere dove vogliamo. Discorso analogo per le tracolle: teoricamente la tracolla un po' più spessa è pensata per la borsa, la pochette più grande, ma si può sganciare e appendere volendo a quell'altra, quindi questa è tutto personalizzabile in questo senso, e si può scegliere quindi di portare con la tracolla spessa la pochette più piccola e di invertire la catena, di mettere la catena di qua o viceversa. Tutto è separabile e staccabile, che è una parola bruttissima, però è così che è. Quindi questa, volendo, è la pochettina per la sera, che si può portare per la sera per un evento molto easy, molto rapido, anche in vacanza.
sono in fase mood pre-vacanza, ma in realtà non sto andando in vacanza. Mi piace soltanto illudermi. Quindi in questa veste è un po' più elegante, nell'altra versione, quindi con la tracolla in tessuto, risulta sicuramente più casual e più sportiva, ma le tracolle, come vi dicevo, si possono invertire. E quindi teoricamente avete due borse, potete anche prestarne una a un'amica se volete. E io queste già so che per esempio a mia mamma piaceranno tantissimo, perché lei quando è in viaggio ha proprio bisogno di cose molto pratiche e questa le piacerà un sacco. Quindi questa è l'altra opzione per portarla, quella avorio è assolutamente uguale. Vi apro al volo anche le borsette, le pochette, ma sono semplicissime all'interno. Questa è sempre quella più grande ed è una tasca unica rivestita in tessuto con la solita zip segreta tono su tono per... Qualcuno di voi in privato mi ha scritto, ma lì ci si mettono gli assorbenti? Ognuno ci mette quello che vuole. Ed è ovviamente chiusa con la zip tono su tono e la borsa è molto molto morbida. Vi dicevo, è strutturata, quindi rimane solida, adesso è vuota e rimane comunque stabile e solida, ma puoi riempirla e ha la sua capienza. E l'altra è fatta più o meno allo stesso modo. Eccola qua, ha sempre una tasca unica e ha sempre la famosa zip porta cose segrete, diciamola, mettiamola così. E anche lei, pur essendo piccolina, ha una base sotto strutturata, quindi volendo rimane vuota, sta in piedi, se la riempi si riempie di più. Quindi questo è a grandi linee il modello Montreal, che io adoro follemente. Vediamo se indovinate che colore ho scelto per me, perché da questo video potreste avere un'idea, ma in realtà no, perché io faccio sempre le cose controcorrente e quindi non è detto che abbia scelto il rosa cipria, chissà che colore avrò scelto. Prima vi ho detto che vi avrei fatto vedere il nuovo modello arrivato nel sito, che è un modello da giorno, quindi come forma completamente diversa da questa. Ve la faccio vedere adesso e ve la faccio vedere mentre ho sulla spalla la versione avorio di Montreal, per un motivo molto semplice. Il colore è esattamente lo stesso. Allora, questa è Nuvola, è una nuovissima entry ed è parte della collezione lusso, anche se poi il prezzo è comunque accessibile, costa 99 euro, quindi ci siamo ancora sotto il famoso range dei 100 euro, e è meravigliosa questa borsa, è un capolavoro, è veramente spettacolare. C'è in questo colore e in celeste, bellissime entrambe, super bellissime, anche lei ha la tracolla e tutto. Vi volevo però far vedere che volendo, se uno è proprio fan di questo colore e non si incastra nelle sue stesse borse, può giocare anche con modelli diversi. Quindi in questo caso può, adesso togliamo il borsellino perché si fa presto, si può volendo aggiungere il borsellino a questi gancetti, quindi personalizzare ancora una volta, ancora di più la borsa. Si può inserire volendo qui dove andrebbe anche la tracolla, quindi dove si può montare la tracolla. Si può montare o la tracolla che è prevista per questa borsa, che è una tracolla semplicissima dello stesso color avorio, quindi in pelle regolabile ma classica, ma volendo si potrebbe anche giocare aggiungendo quella in tessuto. È chiaro che è una scelta estrema, nel senso che non mi aspetto che tutti comprino due borse dello stesso colore, ma se cercate una borsa neutra, due borse neutre, delle borse neutre con capacità di adattamento diverse, adatte a circostanze diverse, sappiate che volendo c'è proprio la possibilità anche di giocare con questi due modelli intercambiando gli accessori tra loro e quindi amplificando ancora di più le opzioni di abbinamento. Con quella rosa cipria in questo momento non è possibile, questo è un modello che io, se fosse possibile, assortirei in tutti i colori possibili. È una anteprimissima, me l'hanno mandata perché ho proprio pianto, quindi penso che ormai i miei fornitori mi odino, perché ogni volta io chiedo cose e poi chiedo cose e poi chiedo cose, ma la volevo assolutamente, quindi ne ho poche, sia avorio che celesti, ma l'idea è proprio di assortirle tutte, cioè appena vanno in produzione io subito le prendo, le ordino, quindi se nei sogni vorrei averla anche rosa cipria, quindi per poter giocare anche con l'altra borsa. Vi terrò aggiornati anche su questo, però ecco, per il momento, se volete, l'opzione è questa. E direi che vi ho fatto vedere un sacco di cose anche oggi. È domenica, quindi vi lascerei andare alla vostra giornata, spero di relax, così potete insomma continuare anche senza di me a dedicarvi alla bellezza e al vostro guardaroba senza di me. Se invece avete ancora voglia di bellezza, vi aspetto ovviamente su modaessenziale.com, anche nei profili social, dove posso anche rispondervi volendo in tempo reale su eventuali dubbi sui prodotti. Per il prossimo video vorrei fare una cosa un po' diversa, quindi metterei stand by per una settimana o più o meno, insomma qualche giorno, i video come questo in cui vi presento le borse una per una, e vorrei invece raccontarvi qualcosa di diverso sempre sul brand. Quindi ho un po' di idee, di argomenti da trattare in stile vlog, quindi un video molto leggero. Se avete domande, ora è il momento di farle nei commenti, così poi posso anche rispondervi quasi in tempo reale, perché insomma vorrei farlo uscire comunque la prossima settimana, credo sempre giovedì, sabato, insomma verso la fine della settimana. Per qualunque cosa ovviamente sono a disposizione anche via WhatsApp, il numero è nel sito. Vi auguro quindi una splendida, splendida domenica, ci vediamo prestissimo, buona giornata, ciao!